Grazie Presidente. Dunque, no, a me sembra sinceramente che si siano fatti dei passi indietro. Noi sapevamo appunto l'esistenza di alcuni progetti, di alcune linee guida da seguire. Il dottor Schiappati ci ha dato delle indicazioni, diciamo, più rassicuranti, però non ci ha parlato di risorse. Quante sono le risorse messe a disposizione per questi investimenti sul territorio? È la domanda. Si parlava di 50 milioni, ripeto, cifra che già non ci sembrava, come dire, soddisfacente, considerazione anche di un termine che è stato utilizzato dal dottor Scappati, che a me piace molto, è la pacificazione con il territorio. Noi non possiamo far finta che nulla sia avvenuto. È successo di tutto di più, i cittadini ai quali noi riferiamo e che hanno bisogno di risposte e anche di adeguato rispetto, si aspettano, come dire, che alle promesse ci siano dei seguiti concreti, fatti concreti. Il dottor Montechiari ci ha parlato di iniziative sicuramente tutte degne di attenzione, ma vanno nella direzione degli investimenti, come dire, abbastanza d'attività, di normalità, di SNAM. Noi ci aspettiamo, ripeto, delle iniziative proprio chiare, visibili sul territorio. E poi voglio ricordare anche a dottor Montechiari che il risarcimento e l'attenzione deve essere concentrata al territorio che ha subito tutto questo in questi anni, che è il Salento. Lei mi parla del Policlinico di Bari, delle iniziative su Bari ed altro. Io vorrei che riportassimo l'attenzione e lo zoom dell'attenzione di TAP e di SNAM sul territorio che è stato oggetto, probabilmente un termine che non piacerà a qualcuno, di uno sfregio e di un approccio oggettivamente non condiviso. Non voglio rifarmi a posizioni, diciamo, scontiste o anche rifare, diciamo, la cronistoria di quello che è successo, di tutto di più. Inutile negarlo, quindi vorremmo risposte un attimino più chiare, più concrete e se fosse possibile, Presidente, vedo che veramente si è ritornati un po' indietro, acquisire la centralità come Regione Puglia per dare subito un senso, attivandoci a fare sistema insieme agli altri enti territoriali, le due province, i sindaci dei territori che sono stati coinvolti, rapportarci con il governo, il sottosegretario Turco, se mi ricordo bene, si era attivato e aveva fatto anche un'azione forte, intensa di attenzione, però penso che adesso non abbia alcun ruolo all'interno del governo, quindi ricominciamo, però cerchiamo di avere risposte concrete. E ripeto la domanda, quante sono le risorse che avete pensato di mettere a disposizione di questo ristoro, risarcimento, investimento per il Salento?